Della storia dell'Italia dalla sua unificazione avvenuta, come sappiamo, nel 1861 fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Per comprendere queste vicende dobbiamo collocarle all'interno del panorama mondiale, contraddistinto da che cosa? Innanzitutto dalla seconda rivoluzione industriale, quindi l'estensione dell'industrializzazione a nuovi paesi, nuovi soggetti, come dopo la Gran Bretagna, il Belgio, la Francia settentrionale, poi la Germania, soprattutto gli Stati Uniti, il Giappone, in parte la Russia, e via discorrendo, ma soprattutto da nuove produzioni, non solo in campo tessile e siderurgico, ma ad esempio nel campo chimico, dell'industria farmaceutica, alimentare, insomma, sempre più prodotti di uso corrente sono, come dire, risultato di lavorazione di tipo industriale, questo a livello globale. Sappiamo anche che questa globalizzazione, questa estensione del processo industriale, dell'industrializzazione, ebbe anche degli effetti per certi aspetti negativi, per esempio crisi di sovrapproduzione che innescarono la Grande Depressione tra il 1873 e circa il 1896. Questa a sua volta ebbe come effetto collaterale in parte anche la fase del cosiddetto imperialismo. Molti paesi reagirono alla saturazione del mercato interno e alle difficoltà di sviluppare commerci con l'estero. Ricordiamo che proprio per reagire a queste zone di crisi furono elevati dazi doganali da molti paesi, con l'eccezione della Gran Bretagna, quindi fu introdotta una politica di tipo protezionistico. Ecco, in questa fase molti paesi reagirono cercando di trovare nuovi sbocchi per i propri prodotti e nuove fonti di materie prime nelle cosiddette colonie. Quindi prima, soprattutto in Asia, ma soprattutto fino all'Ottocento, in Africa si sviluppò un ampio dominio coloniale. Verso i primi anni del Novecento la crisi fu superata, non tanto, diciamo, per queste imprese coloniali che furono spesso condotte in deficit, ma per una serie di dinamiche interne del sistema economico globale. Questa crisi, diciamo, fu in gran parte superata e nacque nei paesi più sviluppati la moderna società dei consumi. Sempre più persone poterono fruire di prodotti a cui prima non potevano accedere, anche cosiddetti prodotti superflui, tradizionalmente superflui, quindi non semplicemente i prodotti necessari alla vita come prodotti alimentari, ma anche ad esempio nacque l'industria del turismo, l'industria dello svago, l'industria dello sport, del tempo libero, no? Si sviluppò il cinema, le manifestazioni sportive ebbero sempre maggiore risonanza e nacquero per esempio anche i moderni supermercati, quindi anche i consumi tradizionali, diciamo, ebbero un profilo nuovo e sempre più persone appartenenti sia ai ceti medi sia alle classi lavoratrici poterono accedere, parliamo sempre di occidentali, a questi nuovi consumi. Questo è il quadro globale all'interno del quale possiamo collocare la vicenda propriamente dell'Italia. L'Italia partecipa di queste dinamiche, naturalmente, ma da una posizione sostanzialmente più arretrata, dovuta a diciamo, due ragioni fondamentalmente: una ragione politica e una ragione economica. La ragione politica qual è? L'Italia era un paese di recente unificazione, quindi diciamo, doveva risolvere una serie di problemi legati al fatto che i territori di cui era costituita erano divisi sotto diversi profili e facevano difficoltà in qualche modo a sviluppare quel mercato comune e quell'omogeneità sul profilo culturale, giuridico, economico necessaria per favorire poi anche lo sviluppo del paese. In particolare, naturalmente, l'Italia ereditava di stati prioritari, innanzitutto un debito abbastanza consistente nei confronti dell'estero, e quindi si trattava anche di sanare questo debito, ma soprattutto costumi, consuetudini, norme differenti unità di misura, differenti divise, cioè monete. Abbiamo già appunto norme differenti, quindi sul piano, per esempio, del diritto penale, del diritto civile, quindi tante
cose che dovevano essere in qualche modo rese omogenee. Ci furono tentativi proposte per superare queste difficoltà realizzando un'unità di tipo federalistico, ma il timore che questa potesse favorire forme di secessione di alcune regioni dall'Italia, dall'intero paese, magari per ricostituire gli stati preunitari, fece sì che si privilegiò una politica di tipo centralistico, cercando di estendere le istituzioni del Piemonte, del Regno di Sardegna, al resto del paese. Ma anche questa stessa operazione non fu ovviamente immediata e richiese un certo tempo, quindi ci fu questo problema di tipo fondamentalmente politico, amministrativo, organizzativo. E poi, connesso con questo, una arretratezza economica dovuta al fatto che l'Italia da secoli non era più uno stato economicamente avanzato. Sappiamo che nel 400-500 l'Italia era il paese più avanzato del mondo sotto il profilo economico e culturale. Tutti ricordiamo le grandi banche fiorentine anche genovesi che finanziavano i grandi sovrani d'Europa. Se ricordiamo le manifatture tessili di Firenze e le industrie delle armi di Milano, i grandi commerci appunto delle Repubbliche di Venezia e di Genova. Insomma, l'Italia era al vertice dell'economia mondiale, aveva anche creato nuove istituzioni, nuove invenzioni nel campo dell'economia e della finanza, che furono poi adottate in tutto il mondo. Ad esempio, sappiamo che a Venezia venne introdotta una legislazione sui brevetti che fu mutuata dalla Gran Bretagna e che poi fu all'origine anche della rivoluzione industriale. Quindi l'Italia era un modello, un paradigma, oltre che il paese più evoluto del mondo. Ma a seguito delle guerre cosiddette d'Italia, del predominio prima spagnolo e poi austriaco, questo primato venne meno, sicuramente a causa della forte tassazione imposta agli italiani dai nuovi dominatori, anche da un certo malgoverno, soprattutto per quanto riguarda la fase del predominio spagnolo, ma anche per colpa, per così dire, per responsabilità degli stessi italiani, che smisero di innovare, di reinventare, cioè vissero per così dire sugli allori e cercarono di riprodurre sempre se stessi il proprio modello di produzione. Quindi si concentrarono su produzioni soprattutto di gran lusso e quindi persero una serie di occasioni. Il mercato nel frattempo andava differenziandosi, prima le manifatture francesi, poi le nascenti industrie inglesi ovviamente fecero la parte del leone per quanto riguarda l'economia globale, per cui l'Italia perse terreno. Durante la dominazione austriaca, sia nel 700 che nei primi dell'800, ci fu un certo sviluppo dell'Italia settentrionale, in particolare della regione intorno a Milano, soprattutto in campo dell'agricoltura, che fu migliorata, ma non ai livelli raggiunti da altri paesi europei, mentre il sud continuò a affondare, per così dire, in una arretratezza sempre maggiore, a causa del predominio, risalente anche a epoche precedenti, dei grandi latifondi. Ricordiamo che il sud è un momento di apogeo con Federico II di Svevia, bisogna risalire al 200 per trovare un'epoca in cui il meridione d'Italia visse un'epoca per così dire d'oro. Quindi l'Italia globalmente è un paese estremamente arretrato, con particolare riguardo alla regione del sud. Nel 700, per la verità, con i Borboni, l'Italia meridionale ebbe una certa fase di sviluppo anche economico, ma proprio la stessa unificazione, come adesso accenneremo, ebbe un effetto negativo su questo tipo di evoluzione economica del sud a causa delle dinamiche interne dell'economia nazionale. Quindi i due problemi fondamentali che l'Italia dovette affrontare in più rispetto agli altri paesi europei erano quello politico, l'unificazione dei sistemi amministrativi, giuridici del paese e soprattutto una arretratezza dal punto di vista economico. Per affrontare queste diverse questioni si susseguirono diversi governi, espressioni di maggioranze diverse, anche se tutte fondamentalmente fino alla prima guerra mondiale coagulate intorno al movimento del liberalismo. Ci trattava di intellettuali, politici, uomini di governo che in qualche maniera appartenevano all'area del liberalismo. Queste diverse maggioranze parlamentari, comunque appartenenti all'area del liberalismo, fanno sì che per questo periodo si possa parlare di Italia liberale. In senso dispregiativo, qualcuno ha parlato anche di Italietta, perché è un'Italia ancora appunto molto fragile dal punto di vista politico e culturale.
A questo punto cominciamo a seguire un po' in modo estremamente sintetico diciamo, l'evoluzione politico-culturale del paese dall'unificazione fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale, per poi diciamo, magari fare un approfondimento relativo allo sviluppo sotto il profilo strettamente economico del paese. Diciamo che i primi governi, dall'unificazione italiana fino al 1876, sono i cosiddetti governi della destra storica. Diversi presidenti del Consiglio dei Ministri seguirono dopo la morte di Cavour, avvenuta all'indomani dell'unificazione nel 1861, si seguirono diversi esponenti della cosiddetta destra storica, capi del governo, espressione di una maggioranza appunto di tipo liberal-conservatore. Diciamo, sappiamo che in realtà i capi del governo non dovevano necessariamente ricevere la fiducia della maggioranza del Parlamento, ma questa era una prassi che era invalsa già ai tempi di Cavour durante gli anni 50 del Regno di Sardegna, cioè dopo l'approvazione dello Statuto Albertino, che diventa Costituzione della Nazione fino alla nuova, attuale Costituzione della Repubblica Italiana, quindi per praticamente 100 anni, dal 1848 al 1948, questo Statuto Albertino prevedeva che i capi del governo fossero nominati dal re e fossero responsabili solo davanti al re. Però per prassi, fin dagli anni 50, cioè prima dell'unificazione italiana, questi capi del governo comunque avevano l'abitudine di ricevere la fiducia del Parlamento. La cosa non era estremamente complicata perché il Parlamento stesso era un'espressione di una ristretta minoranza. Gli elettori erano un numero molto ridotto della popolazione, ci si trattava di persone che avevano un'ampia disponibilità economica, che oltre che essere persone alfabetizzate, solo queste potevano eleggere o essere elette. Quindi circa il 2% della popolazione poteva accedere ai diritti politici, quindi era uno Stato liberale ma non democratico, e quindi gioco a forza si formavano governi che erano espressione di questa classe dirigente liberale, inizialmente contraddistinta da una forte predominanza di elementi piemontesi, per ovvi motivi. E questi governi liberali, diciamo fondamentalmente, come dire, espressione della classe dirigente inizialmente piemontese, confortati da una burocrazia a sua volta dominanza piemontese, erano piemontesi i capi dell'esercito e anche i massimi burocrati, i massimi, massimi esponenti dell'organizzazione amministrativa, per esempio i prefetti, coloro che dettavano legge nelle province del nuovo Stato. Anche le stesse province, i comuni, sono diciamo, istituti introdotti nel Regno di Sardegna estesi a tutto il resto del paese. Questo diciamo governo appunto della destra storica con questi strumenti, no? I prefetti, un consiglio dei ministri a maggioranza piemontese, un'amministrazione centralizzata a guida piemontese, cosa fecero fondamentalmente? Beh, innanzitutto ebbero dei compiti enormi, dovettero unificare il sistema dei pesi e delle misure, estendere a tutta l'Italia la moneta, la lira, tipica del Piemonte, gli istituti, abbiamo detto, tipici del Piemonte, come i comuni e le province, dovettero uniformare, questo non subito, attraverso una serie di fasi successive, la legislazione civile e penale. In una prima fase si conservarono nei territori corrispondenti agli stati prioritari alcune norme tipiche degli territori stessi, ma poi progressivamente la legislazione fu unificata. E quindi questo richiese un certo tempo, un certo impegno. Un obiettivo fondamentale che la destra storica si pose dal punto di vista economico e anche non solo economico fu quello della creazione di una rete ferroviaria che comprendesse l'intero territorio nazionale. L'unificazione dell'Italia dal punto di vista ferroviario era fondamentale per creare un mercato unico e facilitare gli spostamenti delle merci, ma anche della stessa popolazione all'interno del paese. Quindi un grande sforzo fu compiuto in questa direzione. Considerando i costi per la creazione della rete ferroviaria, i costi delle guerre sostenute da questa nuova Italia, le stesse guerre risorgimentali che ebbero dei costi e che richiesero di accollarsi dei prestiti che poi dovevano essere restituiti, e poi le guerre anche successive, non dimentichiamo che nel 1866, alleata con la diciamo Prussia di Bismarck, l'Italia combatte una terza guerra di indipendenza contro l'Austria per l'annessione del Veneto e del Friuli, una guerra che fu persa dal punto di vista militare, che fu vinta sul piano politico-diplomatico e che costò comunque un bel po' di denaro all'Italia.
E non dobbiamo poi dimenticare la guerra cosiddetta al brigantaggio. Tra il 61 e il 65 fu condotta una vera e propria guerra civile in Italia, in particolare in Italia meridionale, da parte dell'esercito piemontese che mobilitò circa 100.000 uomini contro i cosiddetti briganti. Chi erano questi briganti? Erano dei soggetti che con delle loro bande combattevano in qualche modo il nuovo Stato, in parte in qualche modo finanziati, sostenuti dagli eredi delle antiche dinastie, cioè dai Borboni e da chi voleva in qualche modo contrastare il consolidamento del nuovo Stato sabaudo, ma anche a volte erano ex mazziniani delusi, ex garibaldini, personaggi di varia estrazione, ovviamente anche molti criminali comuni, i quali si associavano per in qualche modo combattere il nuovo Stato, naturalmente anche per arricchirsi mediante operazioni di carattere criminale, ma comunque ci fu una vera e propria guerra civile che costò più vittime delle guerre del Risorgimento, quindi una situazione veramente difficile che fu risolta con le maniere forti dal Piemonte, appunto in quell'ottica di piemontesizzazione dell'intero paese. E si diceva, si parla di 100.000 effettivi tra gli uomini impiegati dall'esercito e migliaia di morti lasciati sul campo. Una frattura tra nord e sud del paese che, come sappiamo, sul piano culturale non si è mai risolta. Lo Stato era vissuto come qualcosa di estraneo al mondo, diciamo, del sud, specialmente da parte di contadini e appartenenti ai ceti meno abbienti, frattura che non si è mai ricomposta e che comunque, per tornare al nostro argomento, fu una guerra che costò moltissimo sul piano economico, oltre che sociale e civile. E poi non dimentichiamo che nel 70, a seguito della guerra franco-prussiana che fece cadere Napoleone III, si ebbe la presa di Roma. Roma non più protetta dall'esercito francese, venne occupata e liberata, per così dire, dai bersaglieri con la famosa breccia di Porta Pia del 20 settembre del 1870. Venne meno il potere temporale dei papi e si ebbero anche conseguenze nel rapporto tra Chiesa e Stato, di cui magari accenneremo in seguito. Tutte queste guerre, quindi la guerra del 66, la guerra del 70 contro lo Stato della Chiesa e anche il terribile conflitto che va sotto il nome di guerra al brigantaggio, oltre che costi sul piano sociale e politico, abbiamo anche dei costi notevoli dal punto di vista economico. E quindi i costi delle guerre, del mantenimento di un esercito che è molto numeroso e i debiti pregressi, oltre che i costi legati alla nascita della nascente rete ferroviaria, portarono, diciamo, le finanze sull'orlo del tracollo. Che ciò non accadesse, i governi dovettero procedere a una intensa azione di tipo fiscale, cioè a prelevare denaro dalle tasche, diciamo così, degli italiani. Naturalmente inizialmente colpirono i ceti più ricchi, perché solo da loro potevano estrarre diciamo, risorse per ripagare i debiti accumulati, ma poi dovettero, insomma, gravare un po' su tutti. Fu storicamente, no, e simbolicamente famosa la tassa sul macinato. Chi portava i grani alle macine doveva pagare una tassa, quindi anche i contadini furono investiti da questa forte pressione fiscale e questo generò naturalmente un forte malcontento. Si riuscì con Marco Minghetti proprio nel 1876, prima della caduta della destra storica, a conseguire il pareggio del bilancio, cioè le entrate riuscirono a compensare le uscite. Questo non vuol dire che il debito fosse sanato, vuol dire che in quella fase non si andava ad accumulare nuovo debito, almeno questo. Quindi si raggiunse questo pareggio del bilancio, ma a costi sociali molto molto alti. E questa politica della destra storica fu anche una politica libero scambista. Il governo era liberale, si ispirava alle dottrine di Smith, a cui aveva aderito anche Cavour, e quindi fu adottato politiche di tipo libero scambista che favorirono naturalmente soprattutto l'agricoltura del sud e anche del nord, perché essendo bassi ancora i dazi, anche a livello europeo l'ondata protezionistica non era ancora maturata, siamo negli anni 60, primi anni 70, no, dell'Ottocento, i dazi ancora abbastanza bassi, e ciò favorì naturalmente le esportazioni delle derrate agricole, prodotti agricoli del sud e anche del nord Italia, quindi con vantaggio per i cosiddetti ceti agrari, che erano delle basi sociali del governo della destra storica. Questo un po' è il quadro, diciamo così, di questa prima fase successiva all'unificazione.
A questa fase, contraddistinta appunto da una politica di libero scambio, ma anche contraddistinta da una forte tassazione che gravava un po' su tutti i ceti produttivi del paese, seguì una fase cosiddetta della sinistra storica, diversa ma non del tutto. Spieghiamoci meglio: nel 76 cade il governo Minghetti, l'ultimo governo espressione della destra storica. Si parlò di rivoluzione parlamentare, ma di fatto cambiò, non cambiò moltissimo la politica. I governi furono sempre governi liberali, non più liberali conservatori, ma liberali progressisti, per così dire. Ma in effetti la base sociale era sempre molto ristretta, gli elettori stessi erano una minoranza del popolo italiano e diciamo che prevalsero rispetto agli agrari del sud e i ricchi proprietari terrieri del nord, che esprimevano la classe dirigente della destra storica, prevalsero i nuovi piccoli industriali, artigiani, commercianti, ceti leggermente più bassi, ma ancora capaci di accedere al diritto di voto, quindi comunque espressione comunque di una popolazione abbastanza benestante. Insomma, diciamo gli elementi più dinamici, no, del paese, ma insomma, fondamentalmente la base sociale era sempre la stessa. E inoltre il governo non cade per sulla base di, diciamo, di critiche legate a nobili motivazioni ideali, ma per una questione proprio abbastanza legata a interessi di parte. Il governo della destra storica avrebbe voluto, diciamo, nazionalizzare le ferrovie, considerando un settore strategico per lo sviluppo della nazione, ma proprio esponenti di quella che sarebbe divenuta la sinistra storica si opposero perché evidentemente avevano degli interessi che facevano sì che privilegiassero in questa fase storica un'altra soluzione, cioè che le ferrovie rimanessero nelle mani di compagnie private. Quindi addirittura la motivazione non fu neppure molto nobile per la caduta del governo di destra storica. La sinistra storica, guidata da un certo Agostino De Pretis, comunque attuò una politica diversa, in parte legata al proprio programma elettorale, in parte legata a quello che stava succedendo nel resto del mondo. E quale fu questa politica diversa? Innanzitutto cercò di allargare il suffragio, aumentando, diciamo, il grado di democraticità del sistema, estendendo il suffragio a un numero maggiore di persone, quindi a persone con reddito meno alto, purché potessero dimostrare di essere alfabetizzate. Ad esempio, questa estensione del suffragio ovviamente favorì i ceti che erano anche espressione della stessa sinistra storica, cioè che sostenevano la medesima sinistra storica. E gli esponenti erano spesso, in alcuni casi, o liberali progressisti oppure vecchi ex mazziniani, ex repubblicani, convertitisi alla causa della monarchia, ma che avevano mantenuto una visione ispirata alla democrazia di Mazzini. Questi uomini della sinistra storica, guidati da Pretis, quindi estesero il suffragio e si dovettero però confrontare a una situazione internazionale abbastanza difficile. Abbiamo visto salirono al potere nel 76, ma già nell'81 si trovavano di fronte all'occupazione militare da parte della Francia e della Tunisia. In questi stessi anni cominciano a, diciamo, venire levati dazi doganali da diversi paesi per difendere la propria produzione. Quindi anche l'Italia si trova in una forte tensione sul piano economico e sul piano anche politico con la Francia, che ha per effetto quali conseguenze? Essa stessa, l'Italia, comincia a levare dazi doganali, quindi barriere doganali, quindi si adotta politiche tipo protezionistico per difendere le proprie produzioni e anche sul piano geopolitico stipula un'alleanza, oltre che con la Germania, con cui già erano ottimi rapporti dai tempi della guerra, terza guerra d'indipendenza, anche con la tradizionale avversaria, l'Austria. Nasce cioè nel 1882 la Triplice Alleanza in funzione, diciamo così, antifrancese. Ecco quindi che l'Italia comincia a muoversi sul piano geopolitico in una certa direzione. E il fatto che adotti politiche protezionistiche favorisce la nascente industria del nord, perché naturalmente non si avverte con la stessa forza la concorrenza, per esempio, della Gran Bretagna, l'industria straniera già molto più sviluppata, grazie a queste protezioni doganali, però si va a deprimere la possibilità per l'agricoltura italiana di esportare all'estero e vengono impoveriti, diciamo, i produttori del sud. È anche la fase storica in cui comincia la grande emigrazione di massa degli italiani, soprattutto verso le Americhe. Il processo di modernizzazione dell'agricoltura al nord aveva portato a espellere dall'agricoltura diversi lavoratori che non erano più necessari, perché l'agricoltura, modernizzandosi, aveva anche meno bisogno di forza lavoro. Al sud, la persistenza dei latifondi
diciamo per motivi diversi, produce lo stesso effetto, cioè una difficoltà di questi, diciamo, dell'agricoltura del sud a rimanere sul mercato e di esportare a causa delle nuove barriere doganali, quindi anche qui una crisi che portò ulteriore manodopera a diventare improduttiva, cioè non essere più assunta da diverse aziende. Quindi questi lavoratori della terra non più impiegati in patria dovettero necessariamente emigrare, la nascente industria non era così sviluppata da assorbirla. Si registrarono diversi milioni di emigrati da questi anni fino ai primi del Novecento e che si diressero soprattutto verso le Americhe. Sappiamo che oggi i discendenti di questi emigrati italiani si assommano addirittura a 90 milioni di persone circa, quindi molto più degli abitanti della stessa Italia. Questi immigrati inizialmente fecero lavori molto umili, come per esempio i lavoratori ambulanti, commercianti ambulanti, i barbieri o manovali, operai non qualificati, braccianti nelle campagne dell'America del Nord e dell'America Latina, insomma lavori non molto qualificati, anche se col tempo progressivamente si fecero conoscere, entrarono nell'amministrazione, insomma, alcuni di questi italo-americani, no, come sappiamo bene, fecero anche carriera assumendo posti anche di rilievo sul piano politico e culturale. Naturalmente gli italiani furono accompagnati anche a volte da forti pregiudizi nei loro confronti, in parte giustificati dal fatto che venivano protetti da altri italiani già presenti sul territorio americano, che però si comportavano come dei capi bastone, dei boss, no? Che decidevano chi potesse lavorare e chi no, quindi un certo clima, un certo ambiente malavitoso circondava questi nuovi immigrati, non solo italiani, ma anche irlandesi, di altri paesi europei, che naturalmente per cercare di sbarcare lunario in queste nuove terre, a volte si dovevano appoggiare a organizzazioni non perfettamente cristalline, insomma questo può essere ben capito, data la difficoltà economica in cui questi versavano, quindi comunque c'è questa grande immigrazione, qualche grande emorragia di forza lavoro anche dall'Italia verso il nuovo continente in questa fase storica. E il governo della sinistra, quindi, diciamo così, inizialmente animati da uno spirito riformatore molto accentuato che si orientava verso per esempio l'allargamento del suffragio elettorale, cominciarono come andare un po' in sofferenza, cambiarono un po' i loro programmi e cominciarono ad adottare dei programmi legati proprio alla congiuntura internazionale, quindi protezionismo sul piano economico con effetto in parte l'emigrazione, tensioni internazionali, quindi la stipula dell'alleanza con l'Austria e con la Germania e poi i primi tentativi di affacciarsi ad una nuova dimensione, cioè quella del colonialismo. E il tentativo fu esperito con un relativo successo, insomma, nel Corno d'Africa, cioè nell'Africa orientale. Dal 1882 alcune basi della compagnia Rubattino furono acquisite dallo Stato in Eritrea, sulla costa del Mar Rosso, a nord dell'attuale Etiopia, e da lì cominciò a espandersi una regione sotto il controllo militare italiano, appunto corrispondente all'Eritrea. E simultaneamente, o meglio verso la fine di questo periodo, cominciò a venire colonizzata anche la Somalia a sud dell'Etiopia, sempre nel Corno d'Africa. In questa fase, diciamo, questo sviluppo coloniale avvenne un po' in sordina, senza grandissimi effetti sul piano economico, perché pochissimi lavoratori italiani si trasferirono in queste nuove colonie per sbarcare lunario, moltissimi infoltirono, come abbiamo detto, la via dell'emigrazione. E non solo, ma si ebbe anche una battuta d'arresto, perché nel 1887 a Dogali un contingente militare italiano fu sconfitto da dei abissini, e quindi questa sconfitta del contingente militare italiano, l'unico caso di sconfitta di un paese occidentale in Africa, ebbe per effetto la caduta del governo di De Pretis, e quindi già inizialmente l'impresa coloniale partì sotto una cattiva stella, per così dire, e quindi questo fu il fatto. Un'altra caratteristica del governo di questa sinistra storica durata sotto il governo De Pretis dal 76 all'87 fu il trasformismo.
inizialmente partita con grandi idee e ideali di rinnovamento, alla fine questi governi cominciarono a vivacchiare. In che maniera? Per mantenersi in sella i vari ministeri de pretis, che cosa fecero? Diciamo, si fecero sostenere da maggioranze parlamentari anche, diremmo noi, a geometria variabile. In che modo? Promettendo dei favori ai singoli parlamentari che sostenevano il governo. In che modo? Magari con delle provvidenze, con dei provvedimenti favorevoli ai loro collegi elettorali. In questo modo si giunse anche addirittura a fenomeni di vera e propria corruzione tra, diciamo, ministri e parlamentari, o di voto di scambio tra parlamentari e i loro elettori. Insomma, una situazione non certamente, come posso dire, moralmente impeccabile, che però consentì a questi governi di rimanere in sella. Quindi la pratica consistente nel comprare, per così dire, voti in Parlamento nel paese, venne denominata trasformismo, ed è una pratica, no? un vezzo, una mala pratica ancora oggi in qualche modo spesso in vigore. Insomma, molto spesso i governi in Italia vengono sostenuti non per nobili ideali politici, ma per gli interessi di questo e di quell'altro. Alcuni governi riescono a stare in piedi sostenuti da maggioranze diverse da quelle che inizialmente li avevano in qualche modo ispirati. Questo perché chi governa riesce in qualche modo, grazie al potere che esercita, a soddisfare i desideri di deputati e senatori in modo tale da avere da parte loro un sostegno. Queste pratiche si chiamano appunto trasformismo, vengono inaugurate dalle pretis, ma a dire la verità il responsabile per certi aspetti fu lo stesso Cavour. Tutti ricordiamo che già ai tempi dei suoi primi governi durante il Regno di Sardegna gli realizzò un connubio unendo esponenti della destra e con la sinistra liberale dell'epoca per riuscire in qualche modo a governare il paese. Non si deve lanciare, come dire, scagliare la croce contro questi ministri, contro questi governi trasformisti, perché il sistema elettorale politico era tale che per riuscire ad avere una maggioranza che, diciamo, sostenesse il governo, si era a volte costretti a queste pratiche, perché se non si adottavano queste pratiche era a volte molto difficile rimanere in sella, perché era sufficiente che una legge, un provvedimento non fosse gradito a una maggioranza di parlamentari perché il governo cadesse. Quindi per dare una maggiore stabilità al paese, in mancanza di leggi elettorali e soluzioni istituzionali più efficienti, si adottavano questo tipo di politiche e di pratiche. Bene, e con la caduta del governo De Pretis, quindi siamo nel 1887, sale al potere un personaggio molto curioso e interessante, cioè il famosissimo Francesco Crispi. Francesco Crispi, anche lui esponente della sinistra storica, però nel tempo aveva evoluto una visione politica un po' originale. Si ispirava moltissimo a Otto von Bismarck, il leader ormai caduta di consenso, ma il leader e il cancelliere tedesco prima della Prussia, poi della Nuova Germania. In che senso si ispirava a Bismarck? Lui, Crispi, riteneva che si dovesse governare con il pugno di ferro, non si dovesse cedere agli interessi delle parti, e soprattutto non cedere alle lotte sempre crescenti che venivano guidate dai sindacati operai e dai movimenti ispirati al socialismo. E Crispi, spaventato in qualche modo, inquietato da queste nuove tendenze e tensioni sociali legate a questa nuova evoluzione del movimento operaio, pensò che fosse opportuno adottare il pugno di ferro e soffocare alla nascita qualsiasi tipo di tentativo sovversivo o di contestazione di tipo anche sindacale dell'ordine borghese, ispirandole sia alle leggi antisocialiste e poi anticattoliche, prima anticattoliche e poi antisocialiste di Bismarck. Quindi, pur essendo esponente della sinistra, pensava che la situazione di crisi che l'Italia stava attraversando insieme con gli altri paesi del mondo dovesse essere in qualche modo superata attraverso politiche di tipo autoritario, ispirate proprio a Bismarck. Inoltre Crispi pensò di riprendere il progetto coloniale e quindi si diresse anche in questa direzione. La politica di Crispi però non è vista solo
come qualcosa di negativo, una politica di tipo conservatrice, perché per certi aspetti fu anche un modernizzatore, favorendo la nascita, diciamo, la crescita delle nascenti industrie. E poi, se sul piano, diciamo, del potere esecutivo, quindi del governo, adottò politiche di questo genere, combattendo anche aspramente le nascenti manifestazioni di resistenza operaia come i fasci siciliani nel 94, che furono repressi, no, con l'uso dell'esercito addirittura, anche se combatteva queste manifestazioni di resistenza popolare all'iniziativa del governo, però dal punto di vista del Parlamento, cioè della legislazione, favorì una legislazione modernizzatrice e tendenzialmente democratizzante, perché il codice Zanardelli, che fu approvato nel 1890 sotto i governi Crispi, e che cosa prevedeva? L'abolizione della pena di morte, prevedeva l'elezione, per esempio, del capo del comune. Il sindaco non era più di nomina regia governativa, ma era eletto dagli abitanti del comune, quindi l'elettività dei sindaci, misure in qualche modo fu riconosciuto anche il diritto di sciopero a condizione che si trattasse di scioperi economici. Quindi, dal punto di vista della legislazione, ci fu un avanzamento all'elezione della democrazia e dei riconoscimenti di alcuni diritti sociali. Dal punto di vista però dell'azione di governo, ci fu un'azione di repressione, quindi una politica un po' ambivalente. Ma il fallimento di Crispi si ebbe soprattutto con la ripresa delle ambizioni coloniali. Nel 1896 l'Italia patì una seconda sconfitta, ancora più grave di quella di Dogali, ad Adua, ad opera del Negus Menelik, cioè dell'imperatore dell'Etiopia. Ci fu lì un fraintendimento, insomma l'Italia aveva pensato, aveva ritenuto che un certo trattato tra l'Italia stessa e l'Etiopia prevedesse che l'Etiopia fosse un protettorato dell'Italia, ma in realtà il trattato nella versione etiope non includeva questa nozione, questo termine, quindi ci fu un'incomprensione tra etiopi e italiani che ebbe per effetto una guerra che fu però persa dagli italiani stessi, che subirono una cocente sconfitta dopo altre sconfitte anche antecedenti ad Adua, e questo portò alla caduta di Crispi. Crispi anche si segnala perché durante il suo governo ci fu uno scandalo, lo scandalo della Banca Romana, una banca che metteva moneta per conto dello Stato, ma che cominciò a mettere moneta in sovrannumero, diciamo, quindi monete che non dovevano essere prodotte, quindi si furono commesse gravi irregolarità contabili, e questo denaro, diciamo, stampato in sovrappiù, fu poi largito a vari esponenti politici per coprire tutta l'operazione, e per operazione di carattere corruttivo. Ne fece le spese il giovane Giovanni Giolitti, che fu per una certa fase ministro, primo ministro al posto di Crispi, e che fu costretto addirittura ad emigrare, ma probabilmente qualche responsabilità ce l'aveva anche Crispi. Comunque Crispi ritornò per qualche anno al potere, fino alla caduta appunto dovuta all'impresa fallita di Etiopia con la sconfitta di Adua. Crispi si segnala anche per una forte politica anticlericale, nel segno sempre di Bismarck, del suo Kulturkampf. La battaglia di Bismarck contro i cattolici fu adottata, ripresa da Crispi. E si ricorda l'edificazione da parte di Crispi a Campo dei Fiori a Roma della statua di Giordano Bruno, con lo sguardo rivolto in modo truce nei confronti del cupolone della chiesa di San Pietro in Vaticano. Quindi simbolicamente Crispi voleva rivendicare in qualche modo la laicità dello Stato e ricordare il martire del pensiero laico, no, così considerato, Giordano Bruno, no, bruciato su Roma a Campo dei Fiori nel 1600, in opposizione alle ingerenze della Chiesa Cattolica. E la Chiesa Cattolica in questi anni come si muove? Beh, dopo la presa di Roma nel 70, la Chiesa si rinserra, aveva condannato sillabo tutte le tendenze della modernità, come il liberalismo, la democrazia, il socialismo, come anticristiane, irreligiose, quindi riprende un po' i cavalli di battaglia della Restaurazione, i motivi centrali, fondanti del pensiero reazionario, in cui la Chiesa da sempre in qualche modo si riconosceva, e condanna quindi anche il nascente Stato liberale, che vengono anche i combinati delle scomuniche a diversi esponenti del nuovo Stato liberale, per cui il nuovo Stato italiano
condannato come massonico, anticlericale, eccetera, dalla Chiesa, si trova in una situazione di contrapposizione netta con la Chiesa cattolica. Gli italiani riconoscono, lo Stato italiano riconosce la Chiesa il diritto di praticare la religione, secondo la dottrina di Cavour, libera Chiesa e libero Stato, garantisce anche un certo appannaggio al Papa e alla Chiesa romana, diciamo con la legge delle guarentigie viene assegnato al Papa la Basilica di San Pietro e diversi palazzi nell'attuale Vaticano, ma non si giunge ad un accordo perché il Papa rifiuta tutte queste concessioni e condanna insomma, la politica dello Stato italiano. Non solo, ma compie un atto, e cioè proclama il non expedit, ossia in cosa consiste questo proclama? Il Papa chiede agli italiani di non partecipare alle elezioni politiche in Italia né come elettori né come eletti, quindi vieta agli italiani di partecipare, cattolici, di partecipare alla politica italiana. Quindi la posizione della Chiesa è una posizione estremamente critica. Nel 1891 esce l'enciclica Rerum Novarum, un'enciclica del nuovo Papa, non più Pio IX ma Leone XIII, che è un'enciclica a difesa del lavoro. Si ritiene cioè che i lavoratori abbiano diritto alla giusta mercede. Rimane l'impianto culturale conservatore della Chiesa cattolica sul piano politico e civile, ma si inserisce questo elemento per motivazioni tutt'altro che rivoluzionarie, ma legate alla tradizione della caritas cristiana, del pensiero anche addirittura medievale, però in questa enciclica il Papa Leone XIII invita i governi a rispettare i diritti dei lavoratori e a impedire che questi vengano sfruttati, il lavoro deve nobilitare l'uomo, non deve portare ad un abbruttimento anche sul piano morale. Quindi nasce in questa fase un cattolicesimo sociale, cioè un pensiero cattolico a difesa delle classi meno abbienti, in funzione anche antiliberale. No? Per cui notiamo un po' questo paradosso, è come se la Chiesa si spostasse, tra virgolette, a sinistra rispetto alla tradizionale posizione di destra che aveva come potenza conservatrice, per contestare le politiche liberali modernizzatrici dei governi del tempo, e quindi nasce un cattolicesimo sociale che poi avrà successivamente sempre maggiore eco, e anche questo viene combattuto, come abbiamo detto, da Crispi. Quindi sia i sindacati cattolici nascenti che quelli di ispirazione socialista vengono combattuti, come aveva fatto appunto Bismarck. Crispi però cade nel 90. Abbiamo detto nel 96. A questo punto che cosa succede? Succede una fase molto critica, cosiddetta della cosiddetta involuzione autoritaria. E cioè che succede? Alla caduta di Crispi, la crescente consenso che i nuovi sindacati cattolici e i preesistenti sindacati socialisti conseguono in una situazione di crisi che aumenta le tensioni, il malcontento, già manifestato, come abbiamo visto, nei fasci siciliani nel 94. In questa situazione qua alcuni dirigenti politici, uomini politici, liberali, conservatori, come Sidney Sonnino, cominciano a elaborare una nuova prospettiva che, insomma, in questa fase, come vedremo, non passò, non ebbe successo, ma fu ripresa in altre forme nei tempi successivi. Cioè, qual è questa prospettiva? Leggendo alla lettera attentamente lo statuto, in un articolo del 1897, Sidney Sonnino proprio scrive questo, un articolo intitolato Ritorniamo allo statuto, leggendo attentamente lo Statuto Albertino, che cosa si trova in questo dettato costituzionale? Si trova scritto che il governo risponde soltanto al re e non al Parlamento. Il fatto di rispondere al Parlamento è solo una prassi. Siccome il Parlamento è sempre più variegato e dedito alla famosa pratica del trasformismo dai tempi di De Pretis e non ancora precedenti, visto che il Parlamento è soggetto a queste pratiche trasformistiche, e quindi i governi sono deboli, fragili, soggetti alla pressione degli interessi delle diverse parti che lo tirano, per così dire, per la giacchetta, per soddisfare appetiti localistici e quindi pratiche anche corruttive, per evitare insomma di essere vittime di un Parlamento espressione di interessi parziali, di quello che comincia a venire chiamato con disprezzo parlamentarismo, Sonnino propone di ritornare allo statuto e che il governo non debba assolutamente dare ascolto al Parlamento e rispondere del suo operato solamente al re. Vuol dire che
Sonnino e questi liberali conservatori, come poi Antonio Salandra, vorranno imporre l'Italia una forma di dittatura, di stato assolutistico. Non è proprio così, perché il Parlamento, secondo questi pensatori, deve essere, diciamo, difeso e preservato nelle sue prerogative, che non sono quelle di condizionare l'azione del governo, secondo Sonnino, o di pretendere che il governo chieda la fiducia del Parlamento, ma queste prerogative sono altre, sono quelle di approvare la legge di bilancio, verificare che i conti siano in ordine e anche approvare le leggi in base alle quali lo Stato deve operare. Quindi, diciamo, il Parlamento dovrebbe detenere il potere legislativo e controllare il bilancio dello Stato, come faceva il Parlamento inglese fin dai tempi della Magna Carta, diciamo così. Mentre il governo dovrebbe, in modo del tutto indipendente, agire sul piano dell'esercizio del potere esecutivo, quindi i provvedimenti di immediata applicazione e il controllo anche, diciamo, poliziesco del territorio. Quindi il governo è un potere molto importante, ma distinto da quello del Parlamento. Questa idea di distinguere nettamente i due poteri senza fare del governo un appendice del Parlamento, se vogliamo, risale alla tradizione di Montesquieu, cioè la tradizione della tripartizione dei poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario devono essere separati. In un sistema in cui il governo risponde al Parlamento, il potere esecutivo è in qualche modo succube di quello legislativo. Quindi vedete che la teoria di Sonnino in astratto non fa una piega, ma in concreto che cosa comporta? Comporta concentrare i poteri nelle mani del re e del governo per andare a soffocare le proteste popolari, no? Non estendere ulteriormente il suffragio e concentralizzare tutti i poteri nelle mani appunto del governo. Questa diciamo, idea si traduce anche in politiche effettive da parte di due governi: il governo di Rudini dal 96 al 98 e il governo Pellù dal 98 al 1900. Questi due governi, espressione di una maggioranza conservatrice, e cominciano a pensare di adottare politiche sia repressive dei moti popolari sia di riforma della legislazione in senso conservatore, adottando appunto limitazioni alla libertà di stampa, non ulteriori espansioni del suffragio e altre, diciamo, limitazioni alla libertà di associazione e di riunione per impedire lo sviluppo dei sindacati, dei partiti cosiddetti sovversivi, eccetera, eccetera. Quindi una politica di forte restrizione delle libertà di tipo autoritario. Si parla di involuzione autoritaria. In questi stessi anni si registra a Milano i famosi massacri operati dal generale Bava Beccaris, che non trovò di meglio che sparare delle cannonate sulla folla, facendo decine e decine di morti. Quindi si ebbe proprio un'azione repressiva del governo molto violenta nei confronti della manifestazione dei popolari, che, di gente che voleva semplicemente il pane, non voleva fare la rivoluzione. In questa zona di crisi culmina nel 1900 con l'assassinio ad opera di Gaetano Bresci, un anarchico, del re d'Italia Umberto I di Savoia. Il re stesso viene assassinato, quindi si rischia veramente la guerra civile, in un certo senso, o per meglio dire un'involuzione autoritaria per rispondere a queste minacce provenienti o dall'anarchismo o dal socialismo. Qualcosa del genere stava accadendo anche in altri paesi, gli anarchici avevano colpito e continuano a colpire varie personalità politiche del mondo, la stessa, diciamo, Elisabetta d'Asburgo, la moglie dell'imperatore Francesco Giuseppe, la celebre Sissi, fu vittima di un anarchico italiano, così come anche il re di Portogallo, il re di Grecia, il primo ministro spagnolo, insomma, vari personaggi, a suo tempo anche lo zar di Russia, molti, diciamo, sovrani e capi di governo o esponenti, insomma, della classe dirigente furono colpiti dagli anarchici in questa fase storica, con effetti molto diversi nei vari paesi, che potevano andare dalla caduta delle monarchie, come avvenne per esempio in Portogallo e altrove, o viceversa un effetto potrebbe essere una reazione di tipo autoritario da parte dei governi. In Italia non si ebbe né questo né quello. Dopo questa fase di involuzione autoritaria ci furono delle elezioni che portarono però ad una maggioranza liberale progressista, che fu guidata prima da Zanardelli e poi da Giovanni Giolitti, che mantenne il potere con qualche piccola pausa dal 1903 sostanzialmente fino alle soglie della prima guerra mondiale. Quindi qui c'è un'ulteriore fase storica nei primi del Novecento, la fase cosiddetta dell'età giolittiana. Che succede in questa ultima fase storica, che, diciamo, di cui volevo accennarvi? Succede che
Dopo questa fase di evoluzione autoritaria, Giolitti si rende conto che combattere, come avevano fatto Crispi dopo di lui, di Rudinì e Pellù, il movimento nascente operaio, i sindacati, attraverso le azioni di polizia, non avrebbe sortito alcun effetto. Sarebbe stato molto meglio allearsi con queste nuove forze, specialmente con le forze organizzate, le avanguardie, i cosiddetti operai, l'aristocrazia operaia del nord. E alleandosi con questi nuovi gruppi, anche con i socialisti che in qualche modo li rappresentavano, si poteva arrivare a una pacificazione nazionale per favorire l'industrializzazione del paese. Questa fu la politica riformista del liberal progressista Giolitti, che ad esempio, dopo che il diritto di sciopero era stato formalmente già riconosciuto dal codice Zanardelli del 1890, decise di non intervenire più a fronte di scioperi economici, lasciando che le parti sociali, datori di lavoro e lavoratori se la vedessero da soli. Questa politica di non intervento fu premiante, si trovarono accordi tra sindacati e imprenditori, l'industrializzazione poté procedere, nonostante il leggero aumento del costo del lavoro, grazie anche a una fase, a una congiuntura internazionale ormai favorevole, era finita la Grande Depressione, l'industrializzazione si sviluppò e crebbe nel paese e Giolitti quindi ebbe lustro da questa sua politica, una politica fondamentalmente quindi legata allo sviluppo economico, all'aumento delle provvidenze sociali già introdotte dai precedenti governi in forma molto più timida, quindi di provvidenze e tutele in caso di infortunio, malattia e vecchiaia, quindi si comincia a inaugurare anche in Italia lo Stato sociale e una politica quindi diciamo di tipo progressista che vide a più riprese una sorta di collaborazione con il Partito Socialista che però per motivi insomma ideologici non entrò mai nel governo. I socialisti a loro volta, nei presso socialisti prevalsero a più riprese i riformisti di Turati nei confronti dei massimalisti di Labriola e Mussolini che invece volevano lo scontro con le istituzioni liberali. Questi prevalsero per la verità i socialisti rivoluzionari o massimalisti dal 1904 al 1908, ma con scarsi risultati perché i parlamentari socialisti erano in gran parte tutti dei riformisti. Quindi con l'appoggio di questi socialisti riformisti, sia pure esterno al governo, e il sostegno della maggioranza dei liberali, Giolitti poteva attuare politiche di sviluppo sostanzialmente del paese, soprattutto sul piano economico. E un prezzo fu pagato da Giolitti, anche lui continuò a mantenere in vita il trasformismo. Per rimanere in sella dovette appoggiarsi, specialmente per quanto riguarda i collegi elettorali del sud, a dei notabili che erano spesso collusi con quello che noi oggi chiameremo mafia e camorra. E Gaetano Salvemini, un intellettuale meridionale aderente al movimento radicale, accusò Giolitti di essere il ministro della malavita. Ma Giolitti fece questo compromesso con gli agrari e i notabili del sud per riuscire a mantenere quel potere che gli consentiva poi di essere, come dire, efficace nelle politiche di espansione economica al nord. Quindi, diciamo, fu costretto a una sorta di compromesso. Il sud, naturalmente, continuò a vivere una vita economica e sociale abbastanza arretrata, perché, data questo tipo di, come dire, convergenza e connivenza tra il governo centrale e il notabilato meridionale, non si riuscì, per esempio, a rompere il latifondo, no? Quindi la forma arretrata dell'economia meridionale non venne superata, ma viceversa si ebbe un certo sviluppo industriale al nord. Le politiche di Giolitti furono quindi molto, come dire, progressive, ebbero buoni risultati per l'ammodernamento del paese fino a circa il 1908-9, quando si registrò una fase leggermente di difficoltà e di crisi. Giolitti pensò bene a quel punto lì di fare una sorta di pensò ad una svolta. Date le difficoltà a mantenere i buoni rapporti con i socialisti, decise di appoggiarsi a altri gruppi e per accattivarsi la simpatia di questi gruppi ha deciso di anche lui buttarsi nelle imprese coloniali. In che modo? Tentò e con successo l'impresa di Libia. Dopo il fallimento delle politiche coloniali in Etiopia, si pensò di intervenire in Libia, dato che ormai le potenze coloniali si erano spartite l'Africa. C'era stata ormai una forte intesa tra Francia
In Gran Bretagna dal 1904 vigeva l'Entente Cordiale, l'intesa cordiale tra i due paesi, e la Germania dal lato suo stava collaborando con l'impero ottomano in decadenza per cercare di aiutarlo a modernizzarsi, quindi sembrava che gli spazi politici di manovra per l'Italia si restringessero sempre di più. Una regione ancora insomma libera era la Libia, la Tunisia era in mano francese, l'Egitto era sotto controllo inglese e quindi la Libia tra i due territori rimaneva ancora in qualche modo formalmente sotto l'impero ottomano. Gli italiani quindi intervennero in Libia per occuparla, dovettero combattere contro la Turchia fece resistenza, si inviò una spedizione navale nelle isole del Dodecaneso, si occupò l'isola di Rodi e si costrinse quindi la Turchia alla pace e quindi si ebbe come colonia la Libia. Questa impresa libica però creò una serie di movimenti sul piano politico in Italia, perché fu avversata dai socialisti che si allontanavano sempre più dalla collaborazione col governo Giolitti, tranne che per quanto riguarda una stretta minoranza di socialisti, cosiddetti socialisti riformisti di Bissolati e Bonomi, che ruppero col Partito Socialista, fondarono il Partito Socialista Riformista proprio per sostenere l'impresa libica. Tra questi socialisti che videro con simpatia l'impresa coloniale registriamo anche la figura di Giovanni Pascoli, ad esempio, no? Che scrisse la famosa poesia La grande proletaria si è mossa, con riferimento proprio all'impresa libica degli italiani. Perché i socialisti, alcuni di questi, sostennero le imprese coloniali? Perché videro in questa la possibilità per il proletariato italiano di non emigrare nelle Americhe, ma in qualche modo di colonizzare nuovi territori a loro vantaggio, anche se questo poi in realtà non si verificò. E quindi ci furono dei sommovimenti. I nazionalisti che nel 1910 hanno costituito l'Associazione Nazionalista Italiana, dopo che Enrico Corradini nel 1903 aveva fondato la loro rivista Il Regno, questi gruppi nazionalisti che, come era già accaduto nel resto d'Europa, cominciarono ad attecchire anche in Italia, naturalmente sostennero l'impresa libica. Anche i cattolici avevano un certo interesse a sostenere l'impresa libica, perché il Banco di Roma, a maggioranza di capitale cattolico, aveva interesse a finanziare questo tipo di impresa. Quindi per motivi di carattere finanziario e per altre ragioni, insomma, vari gruppi dell'ala conservatrice del Parlamento italiano sostennero l'impresa libica. Giolitti quindi riuscì a mantenere il governo ancora per qualche anno, ma non poté più realizzare le politiche riformatrici e progressiste che lui aveva in animo, perché la sua maggioranza si era spostata, noi diremmo, a destra. In particolare dobbiamo registrare un patto con i cattolici, il famoso patto Gentiloni. I cattolici non potevano avere un loro partito, come abbiamo detto il Papa vietava loro di costituirlo, ma di fatto questo divieto contenuto nel non expedit si era abbastanza allentato. I cattolici dunque fecero un patto tramite questo nobile romano Gentiloni, che tra l'altro è antenato dell'attuale commissario europeo Gentiloni, già presidente del Consiglio dell'italiano. Questo Gentiloni, il nonno, insomma, l'alavo dell'attuale esponente politico italiano, cosa fece con Giolitti? Un patto: i cattolici avrebbero dato i voti ai liberali di Giolitti a condizione che Giolitti avesse sostenuto finanziariamente le scuole cattoliche e non avesse proceduto ad approvare una legge sul divorzio. E così si ebbe una maggioranza, abbiamo detto, conservatrice in Parlamento. Nello stesso tempo però nel 12 era stata approvata la legge elettorale che estendeva il suffragio a quasi tutti gli italiani maschi maggiorenni che non fossero analfabeti. Quindi si giunse sostanzialmente al suffragio universale maschile, che venne realizzato effettivamente nel 13. Però questo suffragio universale maschile ha per effetto una maggiore instabilità, perché si ebbe una componente socialista all'opposizione sempre più forte e una componente liberale indebolita dal punto di vista ideologico, perché costituita da molti liberali che di fatto però erano cattolici, è entrato in Parlamento grazie al patto Gentiloni, e una buona componente nazionalista e liberal conservatrice. Quindi le basi per una politica di tipo progressista furono sempre più deboli. Giolitti a un certo punto si ritirò dal governo, lasciandolo al suo collega liberale ma conservatore Antonio Salandra. E le vicende poi precipitarono, perché nella primavera
del 14 fu uno dei moti, la cosiddetta settimana rossa, repressi duramente dal governo Salanda, con una politica quindi molto diversa da quella conciliante con le classi, con la classe operaia di Giolitti, e successivamente ci fu l'attentato di Sarajevo e lo sconquasso prodotto a livello mondiale, ma quindi anche nella politica interna italiana, dallo scoppio della prima guerra mondiale. Gli italiani si sarebbero divisi tra neutralisti e interventisti, ormai le divisioni non erano più quelle tradizionali, tra destra e sinistra storiche, ma legate alle vicende connesse alla questione se entrare o no in guerra. Quindi, insomma, la situazione cambiò molto radicalmente. Giolitti, che pensava di rientrare tranquillamente al potere come aveva fatto in passato dopo una fase di governo conservatore, non riuscì più di fatto ad accedere alla stanza dei bottoni per tutta poi la successiva guerra mondiale. Quindi, diciamo, cadde, insomma, finì questa era. Ma già appunto con l'impresa di Libia, Giolitti fu costretto a tali tali compromessi che sostanzialmente aveva perso un po' il controllo della situazione che aveva gestito molto abilmente nel precedente decennio, che proprio in suo onore viene ricordato come età giolittiana. A questo punto però io vorrei molto brevemente accennare allo sviluppo economico del paese, perché su questo diciamo anche testi diversi danno interpretazioni un po' differenti. Diciamo che cosa possiamo dire? Possiamo dire che a partire dalle politiche protezionistiche già inaugurate da De Pretis cominciò, grazie a questa difesa un po' artificiosa dei prodotti industriali italiani, della concorrenza dei prodotti molto più economici delle industrie europee, in particolare britanniche, grazie a questa azione di tipo protezionistico poté, come dire, essere coltivata l'industria italiana, in particolare stabilimenti per esempio come quelli della Terni, l'industria siderurgica umbra, la Breda a Milano, metallurgica, i cantieri navali di Genova, via discorrendo. Le industrie cominciarono a crescere nel triangolo, diciamo soprattutto Genova, Milano, Torino. Queste industrie poi cominciarono a moltiplicarsi, nacque la Pirelli, no? A Milano, industria chimica inizialmente, che cominciò a produrre poi pneumatici, e le industrie come ad esempio legate alla produzione siderurgica, come l'Ilva di Bagnoli, vicino a Napoli, l'unica industria che cominciò ad attecchire nell'Italia meridionale, e industrie quindi legate soprattutto a che cosa? Alle commesse statali. Allora qui bisogna capire una cosa, che il capitalismo italiano, fin dall'origine, ma fino a tempi recenti, è un capitalismo molto particolare. Poche grandi famiglie, diciamo così, vengono sostenute da banche, poche banche, che a loro volta sono diciamo sostenute dallo Stato, quindi indirettamente lo Stato agevola l'industrializzazione del paese, ma certamente per ottimi motivi, per superare l'arretratezza nei confronti degli altri stati. Quindi lo Stato interviene massicciamente per finanziare l'industrializzazione attraverso delle banche in parte controllate dallo Stato stesso, che a loro volta controllano e finanziano delle aziende. Quindi vediamo che il capitalismo italiano è un capitalismo sui generis, no? Un po' simile a quello giapponese, un capitalismo pilotato dall'alto. Questo da un lato riesce a far superare il gap nei confronti delle industrie degli altri paesi, grazie all'intervento massiccio di tipo pubblico. Dall'altro lato però favorisce fenomeni ovviamente corruttivi, perché lo Stato che finanzia le aziende fa muovere grandi masse di capitali che poi rifluiscono magari nelle tasche di qualche funzionario corrotto, di qualche uomo politico, che non a caso favorisce magari una famiglia industriale piuttosto che l'altra. Tra le famiglie industriali che nascono in questo periodo ricordiamo la famiglia per esempio Buitoni, quella della pasta, i Pirelli abbiamo già detto, gli Agnelli che all'inizio del nuovo secolo faranno nascere la Fiat, la nascente industria automobilistica, e quindi diciamo cominciano a nascere industrie che ancora oggi, alcune delle quali sono ancora esistenti, ma sulla base di un capitale finanziario a loro volta collegato all'interesse pubblico, e industrie che a loro volta sono spesso aiutate e sostenute dalle commesse pubbliche, cioè dalle richieste dello Stato. Per cui che industrie saranno? L'industria dei trasporti, l'industria ferroviaria, la produzione di materiale rotabile, come si dice, di navi, cantieri navali, quindi industrie diciamo di tipo pesanti fondamentalmente, più che industrie leggere, anche se agli inizi del Novecento cominciano anche i primi tentativi di produrre per il consumo, quindi le automobili o le macchine da scrivere, nasce la Olivetti a Ivrea, quindi cominciano alcune aziende che poi avrebbero successo nei decenni successivi. Questo sviluppo industriale è molto interessante e significativo, esplode sicuramente nell'età giolittiana, i prodromi si hanno nell'età
di De Pretis e di Crispi, ma poi esplode nell'età giolittiana. Ecco dunque perché Giolitti, si capisce adesso meglio, ebbe l'interesse di mantenere buoni rapporti con i socialisti al nord, perché in questa regione del paese si ebbe questo sviluppo industriale e la favorevole congiuntura economica favorì, diciamo così, l'accordo anche tra le parti sociali, perché anche un leggero aumento dei salari non impedì a queste nascenti industrie di fare profitto e si diffuse un certo benessere maggiore, specialmente nel nord del paese. Il prezzo fu pagato dal sud per la collusione con diciamo, la malavita organizzata in queste regioni del paese, di cui Giolitti fu accusato da Salvemini, e anche perché come dire, il sistema economico basato sul protezionismo, fin dai tempi in cui fu introdotto, sfavorì la produzione agricola meridionale. Quindi il fatto che il sud non si industrializzasse e il fatto che l'agricoltura fosse ancora arretrata aumentò, non solo non diminuì, ma aumentò il gap tra nord e sud del paese, aumentando quindi diciamo, l'arretratezza del sud, la sofferenza delle plebi, come si diceva, meridionali, e diciamo rinfocolando il fenomeno migratorio. Prima di concludere vorrei accennare ad un altro sviluppo che in qualche modo è stato parallelo allo sviluppo dell'industrializzazione, che in qualche modo ha attraversato tutto questo periodo storico, dall'unificazione italiana fino alla Prima Guerra Mondiale. E mentre si svolgeva questo progressivo sviluppo industriale, si è registrato un altro tipo di evoluzione, diciamo duplice. Da un lato, come abbiamo visto, c'è stato un allargamento del suffragio, a più riprese il bacino elettorale si è ampliato, gli elettori sono diventati sempre più numerosi, fino al diciamo, aggiungere al suffragio universale maschile del 1912-13. Parallelamente, non a caso, c'è stata anche un'estensione dell'obbligo scolastico. Già nel 1859, con la legge Casati, nel Regno di Sardegna era stato definito l'obbligo scolastico alla prima e seconda classe elementare. La stessa cosa è stata estesa al Regno d'Italia con la legge Coppino del 1887, durante la sinistra storica. Era stato anche previsto che comunque gli studenti, i ragazzini, potessero andare a scuola fino a 10 anni. Successivamente l'obbligo è stato ulteriormente esteso fino ad arrivare con Giovanni Gentile negli anni 20 all'obbligo a 14 anni e poi successivamente fino ai giorni nostri un'ulteriore estensione. Cosa vorrei che diciamo, noi considerassimo? Che la progressiva estensione del suffragio è corrisposto ad un'estensione dell'obbligo scolastico. Qual è il rapporto tra le due cose? È chiaro che la classe dirigente liberale temeva che potessero accedere al voto persone non colte, analfabete, che potessero esercitare questo diritto in maniera irrazionale, o magari potevano esercitare questo diritto persone condizionate il loro voto da qualcuno che aveva interesse a orientare il loro voto in una direzione piuttosto che l'altra. Naturalmente i liberali temevano soprattutto che il voto potesse essere esercitato per dare forza a quelle formazioni politiche che in qualche modo volessero sovvertire l'ordine borghese. Ma il rischio poteva essere anche un altro, e di fatto fu frequentemente un altro, cioè quello del voto di scambio, che la gente votasse semplicemente su indicazione di qualcuno che poteva ricattare queste persone, proponendo per esempio loro un lavoro o minacciando di togliere il lavoro che avevano. Quindi più le persone erano colte, istruite e formate, meno poteva esserci il rischio di un condizionamento del voto, e questo è fatto è stata effettivamente l'evoluzione, quindi elevazione progressiva dell'obbligo scolastico e allargamento della base elettorale. E con questo possiamo dire, abbiamo concluso questa breve diciamo disamina del periodo storico che va dall'unificazione italiana alla Prima Guerra Mondiale, e il periodo che possiamo appunto ricordare come il periodo dell'Italia liberale.